Stasera per ascoltare un bellissimo concerto abbiamo come ospiti i nostri amici del coro polifonico San Clino Abate di Esperia che ci sono venuti a trovare e ci omaggeranno di questa bellissima serata. Facciamo un applauso al coro. Jesus, Lord, you are my life.
che questo concerto, fortemente voluto dal nostro carissimo, amatissimo padre Carmelo, al quale va il nostro applauso, si incastona nell'ambito dei festeggiamenti del nostro 50° anniversario dalla fondazione, che ricorre quest'anno, il 6 agosto. Noi faremo 4 giorni di, tra virgolette, festeggiamenti, 6, 7, 8 e 9. Mi preme anche l'obbligo di comunicare a tutti, perché per noi è un grande evento, che nell'ambito di questo evento, quest'estate, noi presenteremo al pubblico il nostro primo, e dico primo, CD. Dopo 50 anni ci siamo così incoraggiati a portare avanti questo disegno e prepareremo questo CD proprio in onore di questi festeggiamenti. E se il nostro carissimo Angelo Bordo sarà contento, noi gliene faremo dono almeno di una copia. Voglio ringraziare sempre, prima di iniziare la presentazione, padre Costanzo. Padre Costanzo, che è il vostro parroco, che ho scoperto solo questa sera mentre venivamo con commento qui, è concittadino, non dico nazionale, concittadino di padre Carmelo. Si conoscevano già prima che padre Carmelo venisse ad Esperia. Il nostro grazie e il nostro applauso a padre Costanzo. Voglio ringraziare con grande, grandissimo, enorme affetto una persona che sta entrando in questo momento. Il nostro amico padre Franco. Al quale chiediamo gentilmente, se può, di assistere a questo nostro breve concerto, perché poi gradiremo due parole da lui. In ultimo, ma non per ultimo, voglio ringraziare voi qui presenti, tutti, dai due cori che ci hanno preceduto nel canto, a quanti stanno seduti con pazienza ad ascoltare. E adesso un breve curriculum della corale. La corale San Clino Abate di Esperia è sorta nel 1965 per iniziativa del compianto padre Salvatore Bucarello, anche lui ovviamente trinitario, con lo scopo di diffondere la musica ed in particolare quella polifonica tra i giovani e non solo. Presta la sua attività liturgica nella chiesa di Santa Maria Maggiore e San Filippo Neri di Esperia. Ha partecipato a tutte le rassegne organizzate fin dal 1985 dalla diocesi di Sora, Quirino e Montecorvo, oggi anche diocesi di Cassino. Ha avuto modo, inoltre, di esibirsi in Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Austria e una parte di essa alla Pace University di New York ed in molte altre località, riscuotendo sempre unanimi consensi e lusinghieri apprezzamenti. In particolare si ricorda la partecipazione alle seguenti manifestazioni. Rassegna di corali abatesi in Sardegna il 26 luglio del 2001. 27esima rassegna nazionale di corali nella Basilica Vaticana alla presenza di Sua Santità Giovanni Paolo II. Il 17 aprile del 2005 è stata invitata a presenziare alla liturgia al Pantheon, alla quale liturgia è seguito un concerto. È gemellata con il coro Don Donato de Piro di Sant'Angelo in Dioce, la corale San Giovanni Battista di Cassino, la corale Sacro Cuore di Badesi, Sardegna. Attualmente è presieduta dal sottoscritto Angelo Di Deo, la direzione che a seguito della prematura scomparsa del fondatore è stata tenuta dall'infaticabile Don Antonio Sacchetti per un periodo di circa 3 anni, è affidata ora
al nostro compositore maestro Gino Didea. La corale si compone di 26 elementi, anche se stasera siamo un po' meno, purtroppo, non per causa nostra, per causa malattia. Dopo questa breve, ma credo opportuna cronografia, passiamo subito alla presentazione del primo brano in programma. Thank you.
territorio di questa realtà è pervaso dai profumi della natura e da un misterioso concento sprigionato dal melodioso suono della zampogna di un pastorello che guida il suo gregge sugli aurici. Inizia così la storia di questo brano rievocante morali e modi di vivere che oggi, purtroppo, sono quasi spariti, come ad esempio quel certo brivido arcano avvertito già al solo tocco della mano in gioiellante i cuori rendendoli infelici. Per i clini degli aurici, parole musica del nostro maestro Gino Didea a quattro voci di spari. In questo brano
viene messo in evidenza il gioioso carattere del popolo sociale e come una temporanea tristezza possa svanire anche guardando solamente un fiore e tornare ad essere felici cantando uno stornello e danzando il saltarello. Viva la ciociaria di Anonimo, armonizzazione per coro del nostro maestro Gino D'Idea a quattro voci di Spalini. Thank you.
Oh,
garzoni e fanciulle, esultate su tutta la terra con canti e suoni, servendo il Signore, perché la vera felicità non risiede praticamente né nei festeggiamenti di riti tradizionali, né tantomeno nell'abisso, dove invece regna la fame, ma bensì nell'alto dei cieli, dove si spande la vera gioia. Giubilo, poesia di Rossetti, musica di Mozart, a quattro voci dispari. Voglio, 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 voglio,
dell'astro sentito. Con queste parole inizia il prossimo brano attraverso il quale viene messa in risalto la sofferenza dei soldati agli ordini di Goffredo di Buglione e come la mente in questi casi rappresenti un dono prudente. O Signore, dal tempo natio, dai Lombardi, di Giuseppe Verdi, a quattro voci di spettro. Margherita Pagliotta.
evidenza la straordinaria forza che deriva dalla vera gioia e come essa non tema nulla e nemmeno il peccato potrà fermarla, perché essa, volando al di sopra di tutto, è più forte in quanto grazia donata da Cristo. La vera gioia, riflessiva, a quattro voci di sé. Magnifica in breve
l'opera di Dio, che dal nulla crea ogni cosa e come l'uomo sia il capolavoro della creazione, perché dotato di facoltà che gli permettono di capire la straordinaria grandezza del Creatore e che solamente l'umano che a lui si affiderà troverà scudo difensore e perenne protezione. Gran Signore, a quattro voci dispari, piano piano.
il maestro Angelo Borgo. Questo è il nostro cammino, malgrado le difficoltà, il Signore ci ha chiamato per questo.